È molto importante, mamma, che ci fai capire la tua presenza. Noi stiamo cercando di interpretare questi segnali come se fossi tu. È importante che ci dia Ha questa brillato fiducia. K2. Ma Sì, porca ha miseria, non me ne sono accorta. brillato. Di un'attacca. Tu ti sei Continua, accorta? no, No? continua a parlare, Francesco. Prova a parlare. È importante che ci fai capire che sei tu, cioè noi stiamo. Sì. Non ho visto. Appena parli, Appena. Sì, vai vai avanti. avanti. È importante che ci fai capire che sei tu, perché noi riusciamo a interpretare queste sfere, ma non sappiamo effettivamente se sono un tuo segnale. Stiamo andando per intuito. È importante che tu ci faccia capire. Ciao amici e benvenuti sul canale del Dopo Ispezione. Allora, per la seconda volta gli SH vanno in ispezione privata, in indagine privata, ed è stato bellissimo, forse una delle più belle indagini che Sì, abbiamo fatto sì. quando esiste il canale, e di questo ringraziamo ovviamente Francesco, sua figlia, sua moglie, tutta la sua Tutta la famiglia, famiglia, per certo. non far distinzioni, anche se sua moglie non era lì con noi, ma la ringraziamo perché in fin dei conti è casa sua anche quella. Sì. Se qualcuno rompe le balle per l'Inter non mi interessa, sono interista, c'ho Vabbè, solo... ma ci mancherebbe, voglio dire. Ok, non mi sono cambiato per fare il formale. Allora, che E non dire? è un video in bianco e nero, ma No, abbiamo le magliette esatto, nere, abbiamo le magliette quindi. nere, ecco, specifichiamo perché non si sa mai. E niente, allora è stata un'indagine molto bella, interessante, toccante, perché non siamo andati a cercare qualcosa di irreale, ma siamo andati a cercare una persona che era poi la mamma di Francesco, che è il nostro segnalino e che abitualmente ci scrive nei commenti le sue impressioni sui nostri video. E quindi è stata una ricerca piuttosto importante, interessante, delicata. Oltretutto c'era anche la figlia che era particolarmente legata alla nonna, per cui abbiamo fatto tutto con i piedi di piombo perché Assolutamente. non eravamo a casa nostra, eravamo dinanzi ad una situazione un po' particolare. La fiducia è stata reciproca, tanto che loro ci hanno chiamato e noi per un tratto, avete visto nel video, li abbiamo lasciati soli con la telecamera, quindi solo l'interazione e la fiducia reciproca ha portato già di suo un benessere, perché tutto è iniziato, condotto e finito in maniera serena Assolutamente, e in esatto. casa si respirava un'atmosfera di calma e di serenità, di Assolutamente. pacatezza, assolutamente. Il ricordo che Francesco e la figlia e la famiglia di Francesco hanno della signora Rita è un ricordo bellissimo, Sì. piacevolissimo, ovviamente il rammarico. Per la dipartita veloce, inaspettata, ci mancherebbe, però il ricordo che hanno della loro mamma e nonna, suocera, insomma, comunque sia, è un ricordo col sorriso, un ricordo Sì. col sorriso. E loro vivono in quella casa, serenamente e gli piace stare lì quando hanno l'occasione di andarci. E questi piccoli episodi che si sono verificati tramite la telecamera fissa di sorveglianza hanno fatto sorgere molti punti di Sì. domanda a Francesco, visto che si ripetevano e si ripetevano in una casa disabitata, tenuta benissimo. Assolutamente. Vi assicuro, voi potete dire, ma potrebbero essere granelli di polvere. Certamente chiunque potrebbe dirlo, ma vi Sì. giuro che era pulitissima, si poteva mangiare sul pavimento, non c'era, cioè era in ordine, una casa in ordine, Esatto. chiusa, che viene chiusa, finestre chiuse, tutto sigillato quando ovviamente loro sono assenti. Per cui quegli orbs, Che ve ne metteremo in coda qualcuno, perché io ho dei file che mi ha mandato Francesco, ovviamente non tutti, perché sennò Certo. sarebbero perfettamente inutile mettere le stesse immagini per parecchio tempo, però ve ne faremo vedere un pezzettino, Di insomma. alcuni, esatto, pezzetti di registrazioni fatte successivamente. E d'altra Non solo, parte ma metteremo magari anche alcune qualcuno? immagini prima che lui ci chiamasse, Certo. perché è da lì che poi è nato tutto. Del resto, se avete visto il video dell'ispezione fino alla fine, me lo auguro, avrete visto che non tanto tempo dopo il nostro allontanamento dalla casa è arrivata la notifica a Un'ora. Francesco. Dopo un'ora, noi eravamo per strada, è
e un orbs è passato, dice ok, la telecamera ha ripreso l'orbs, no, la telecamera si è girata, sì, perché ha riscontrato una variazione di temperatura e del movimento. Sì, ecco, come quindi, diceva Francesco, queste telecamere fisse hanno la peculiarità che oltre a registrare quello che succede, ma si muovono e si attivano solo se c'è un movimento. Certo. Quindi capite, quindi, bene che... Ovviamente non siamo qui a dire che è per assodato la presenza della signora Rita in quella casa, però perlomeno queste situazioni che si verificano sono anomale, sì, e la frequenza con cui si verificano fa pensare. Certo. Ed è questo che ha spinto Francesco a chiederci, a chiamarci e sì, andare a fare una piccola verifica, sì, niente di più. Altro da dire? Allora, l'avete visto, la maggior parte delle cose da segnalare l'avete visto nel video, nel lunghissimo video di lunedì, che sono rumori che noi abbiamo messo in evidenza, ma che non abbiamo la, come dire, la spocchia di dire ok, quelli sono sicuramente fantasmi o sicuramente la signora Rita che ha voluto in qualche modo manifestarsi. No, non è il nostro stile, ecco. Assolutamente no. Certo è che quello che avete sentito l'ho sentito anch'io, l'abbiamo sentito insieme, l'ho montato e quindi ve l'abbiamo proposto. La cosa particolare è che nel video ci è sfuggita a tutti, quindi a me, a Lara, a Francesco e a sua figlia, e sua figlia non poteva perché in quel momento non era lì. Ecco, però quando proprio la figlia, che noi abbiamo chiamato con un nome di fantasia, Giorgia, si è allontanata per prendere la foto del gatto, della gatta, ecco, a quel punto lì il proster ha cominciato a fare un sali scendi, è andato in altalena, ma nessuno lo ha guardato, tantomeno io che lo inquadravo, ecco, io l'ho inquadrato ma non ho fatto caso al fatto che si spostassero i valori numerici, quindi ecco, quella è un'anomalia altrettanto particolare, così come è stato particolare il fatto che ogni qualvolta ci si allontanava dalla dagli strumenti suonavano. Tutto questo è solo nella lì, sala, nel soggiorno, sì. Cosa peraltro che Francesco ha detto, no, questa è è un locale tranquillissimo, così come lo è la cucina, a me le videocamere si attivano solo in camera da letto. Però in camera da letto avete visto, ragazzi, forse un piccolo sfarfallio della torcia che ha segnalato, sì, Francesco sul finale, ma altro, ragazzi, non è venuto fuori, se non quello che adesso Lara vi dice e che in coda al video vi faremo sentire. Esattamente. Allora, come ha detto Corrado, in camera da letto non è stato rilevato nulla di eccezionale. Voi avete visto, abbiamo lasciato la telecamera fissa che riprendeva la pallina, sì, che non si è illuminata per tutto il tempo della nostra assenza e anche dopo. Inquadrava la telecamera fissa del comodino, la webcam di sorveglianza di Francesco. La campanella non ha suonato. No. Il Tascam, allora, quindi per quel che riguarda la videocamera fissa, non ci sono la parte visiva, non ci sono stati riscontri in quelle due orette quasi in cui noi siamo stati via. Il Tascam invece ha segnalato qualcosina, ma con tantissimi punti di domanda. Io vi dirò quello che ho sentito. Allora, innanzitutto, per quanto l'indagine, quindi il dopo, dal nostro rientro in poi, c'è stata una calma per, sì, tutto il periodo, una calma direi assoluta, non c'erano rumori se non qualcosa di minimo dal vicinato. Tutt'altra cosa purtroppo, ma d'altra parte ce lo aspettavamo perché Francesco ce l'aveva detto, durante quelle due ore dove i vicini si sono fatti sentire, ma era l'ora di cena e di conseguenza si sentivano le voci di persone, di bambini, mobili che si spostavano, le sedie che si spostano, certo, cassetti e d'altra parte musica, è normale, televisione. Si è sentita musica fino a un 10 minuti prima del nostro arrivo, da quando tutto si è quietato, per fortuna direi, perché così, sì, abbiamo potuto condurre un'indagine tranquilla. Che cosa ha rilevato il Tascam, pulendo da tutto il rumore che, sì, certo, ovviamente c'è stato? Allora, un urlo che sembra venire da lontano,
e lo mettiamo per primo perché per forza viene prima. Io l'avevo, vabbè, ma questa è una riflessione che sto facendo io, niente. L'abbiamo scalettato. Sì, l'abbiamo scalettato, io l'avevo messo in fondo perché è meno importante, diciamo così, ma viene prima di tutti gli altri. Questo urlo, che potrebbe essere una persona. Allora, è un urlo in lontananza, ma potrebbe essere qualcuno fuori, di esterno, sì. Qualcuno fuori. Era una serata tranquilla, avete visto, c'era il sole, caldo, faceva sì. Caldo, per cui ci sta che potrebbe esserci, ci poteva essere qualcuno fuori. Poi si sentono due rumori molto vicini al Tascam, e questi li abbiamo voluti tenere perché sembrano all'interno della stanza, sì. Per quello ci fanno pensare che possano essere delle anomalie, perché sono molto vicini al Tascam stesso, al sì, registratore. Erano dentro la camera da letto, diciamo. Un click, insomma, una sorta di scricchiolio, ma unico. E poi il terzo EVP, chiamiamolo così, uno scricchiolio più consistente. Potrebbe essere l'assestamento, potrebbe essere la conseguenza di un rumore magari fatto dai vicini che ha provocato una vibrazione all'interno della camera, non lo so, cioè, però lo scricchiolio è netto ed evidente e si sente forte. Sì. Poi come ultimo EVP, e questo è strano, quello che io ho interpretato come un sospiro che si sente e che nella mia versione romanzata potrebbe essere il sospiro di sollievo della signora Rita. Vi dico questo ridendo. Finito il casino. Esatto, vi dico questo ridendo perché comunque questi rumori noi li abbiamo già comunicati a Francesco, per cui questa cosa lui la sa, la mia interpretazione la sa. Sì, sì. La mia versione romanzata alla Christian Alpini è il sospiro di sollievo di Rita, che i vicini hanno smesso di far casino, perché da quel momento in poi non si sente più nulla. Certo. Non si sente più nulla, c'è pace, e di lì a qualche minuto c'è il nostro rientro e l'inizio dell'indagine. Certo. Questi sono gli EVP, chiamiamoli, o meglio le anomalie che io ho riscontrato in mezzo a tutti i rumori che ci sono stati durante la nostra assenza e che vogliono dire tutto e niente. Certo. Per cui come abbiamo detto, a voi, a noi, a nessuno l'ardo sentenza, perché esatto. Crediamo poco ai santoni, ragazzi, perché ho 52 anni, quasi 53, i capelli bianchi, e non penso di essere un coglione, quindi insomma, bisogna pensare che le risposte non le ha davvero nessuno. Esatto, è stato un tentativo di trovare un contatto, di trovare un contatto, una comunicazione con qualcuno che non c'è più, da parte di qualcuno che ha amato profondamente quella persona. Certo. Per cui ci sta tutta. Ci sta tutta, così come legittimo. C'è stato tutto essere andati noi. Assolutamente sì. Ripetiamo il nostro grazie a Francesco e alla famiglia di Francesco. È stato un piacevolissimo incontro. Dimentichiamo una cosa. Oddio, la Ghost Box. La Ghost Box, è vero, scusate. Niente. È vero, allora, no, ero presa dalle mie. No, ecco, esatto. Ecco, la Ghost Box, la lascio a te. Abbiamo fatto anche quella sessione di Ghost Box. È vero, è vero. E effettivamente alcuni sì, alcuni no, alcuni rumori strani, parole non capite, assolutamente mai di senso compiuto, eccetera, eccetera. Però la cosa particolare, se vi ricorderete, noi abbiamo chiesto, imbeccato l'entità, e quindi la signora Rita, nel caso fosse lì con noi e usasse come mezzo di comunicazione questa benedetta radiolina, che per me non è nient'altro che una radiolina. Per me non so se si vede nel esatto. Video, ecco, io manifesto insofferenza, ma esatto. Proprio mi risulta difficile. Sì. Però è anche vero che sentendola dalla registrazione a casa, sì. Le cose migliorano quell'attimo, ecco. Ok, quindi fatta eccezione per, ripeto, per dei sì, no, forse, rumori strani, intellegibili, non intellegibili. Ecco, c'è stato un particolare momento dove si era chiesta alla
presunta entità, se ricordava, se poteva dirci il nome di questi amici di Francesco, chi è più amico, chi meno amico durante il corso della sua gioventù. Ecco, non è mai uscito quel nome, ma ne è uscito un altro che apparentemente non c'entra nulla, perché io conosco quali sono i nomi di queste due persone, che non diciamo, perché ovviamente, vive, vegete, ovviamente. E non si sa mai che, insomma, queste cose saltino fuori. E mi è venuta fuori la parola Mario, che non c'entra, ripeto, niente con gli altri due. Ebbene, io ho contattato Francesco, gli ho detto: Francesco, ti risulta un certo Mario nella tua vita? E lui si è gelato sangue e ha detto: era mio nonno. Peraltro, il padre della signora, il padre della signora, se non diciamo sbagliato, esatto. E, ecco, che peraltro c'era un legame piuttosto profondo, ecco, quindi noi non lo sapevamo, quindi se no, mai una verità può essere uscita attraverso questo Mario, e probabilmente se la signora era lei che ci stava comunicando questo nome, avrà in qualche modo voluto tirare in ballo questo Mario, perché era una parte importante della sua vita, e lo è stata anche per i suoi figli, i nipoti, eccetera. Quindi noi, non conoscendo tutta la storia della signora, pur avendone conosciuta un po', perché sì, ci ha anche portato, siamo stati al cimitero, l'abbiamo vista in fotografia, una bellissima signora, sì. Però non possiamo conoscere tutta la vita della signora. Ovvio. E quindi ed è anche stato giusto così, perché qualche eventuale riscontro, non sapendolo noi, risulta, non dico che sia una conferma, ma quasi, nel quasi, senso, sì. Il fatto che sia uscito Mario, noi non sapevamo chi fosse, no, però chiedendo... ovviamente ho chiesto, perché prima di mettere in onda dei nomi personali, certo, cose di questo, certo, tipo, io mi informo sempre, certo. Perché la correttezza prima di tutto. Va bene, adesso finalmente possiamo dire grazie. Grazie, e ringraziamo Francesco, sua figlia, che abbiamo chiamato Giorgia, ma non si chiama Giorgia, il suo nome è molto più bello. Il mio Giorgia è stato un nome così tirato a caso. Giorgia è un bel nome, sì, però è stato, bello, è di fantasia, il primo nome, esatto. E quindi anche la moglie di Francesco. E beh, diciamolo, tanto loro non Teresa. Sanno... Sì, no, certamente Teresa, ma c'era anche il fidanzato di Giorgia che non ha partecipato, no. È atteso, impaziente, sì. Attesa proprio tutto il tempo. Quindi se ti sei preso un accidente dal freddo, no, non c'era, sai come poterci chiedere i danni per i medicinali. No, ecco. È stato veramente... Esatto, e poi ringraziamoli tutti quanti, non solo per il fatto di averci chiamato, ma per la disponibilità, perché ci hanno accolto a braccia aperte, ma perché per una delle rare volte nella mia vita che dico sono davvero brave persone, sì. E ce ne sono poche, quindi quando le vedo bisognerebbe stupirsi quando succede il contrario, invece sono io mi stupisco, perché ormai quelle brave ne trovo poche, quindi quando le trovo, boom, subito che mi dico: caspita, che strano, no? Invece dovrebbe essere la normalità. Stiamo incontrando delle brave persone, sì. Delle belle e brave, veramente. Persone, per cui grazie. Grazie a Francesco, sua figlia, sua moglie, e grazie a tutti voi per averci seguito. Ciao.